Salve a tutti, buonasera e bentornati a Parliamoci Chiaro. Prato è la città dello sfruttamento? C'è stata una vera e propria levata di scudi nei giorni scorsi dopo il reportage di Piazza Pulita con un servizio dedicato al tema nel quale si parlava di sfruttamento degli operai stranieri nelle fabbriche del distretto pratese. Non siamo il distretto dell'illegalità, hanno risposto all'unisono le istituzioni e le categorie economiche della città. Resta il fatto che esiste, non è una novità, esistono sacche di illegalità all'interno del nostro distretto. Cosa viene fatto per contrastare questo fenomeno? Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Vado subito a presentare qui accanto a me Aldo Milone, ex assessore alla sicurezza, nonché attuale responsabile del Dipartimento regionale sicurezza di Forza Italia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Ringrazio e saluto anche in collegamento dal gruppo Colle, una delle aziende di punta del distretto tessile pratese, l'imprenditore Riccardo Mateni Bresci. Buonasera. Buonasera a tutti. Saluto e ringrazio anche Martina Guerrini, consigliere comunale del Partito Democratico, e Mirko Zacchei, segretario generale della FEMCA CISL. Buonasera anche a voi e grazie di essere intervenuti. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, grazie. Pronta a dare voce ai vostri messaggi, ma non soltanto, Lucrezia Sandri. Ciao, bentornata Lucrezia. Ciao Giancarlo e buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori. Parliamo di lavoro, di illegalità, di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dite la vostra tramite SMS, WhatsApp al 331-1888-676 e noi leggeremo i vostri messaggi in diretta. Intanto, nella scheda introduttiva realizzata proprio da Lucrezia Sandri, ripercorriamo cosa è accaduto negli ultimi giorni. Prato, città dello sfruttamento, è questa l'immagine emersa durante il lungo servizio televisivo che Piazza Pulita, la trasmissione di La 7, ha dedicato giovedì scorso al nostro distretto, partendo dalla morte di Luana D'Orazio e di Sabri Giaballa e intervistando nel corso del reportage anche alcuni operai scioperanti della TechSprint e alcuni committenti. Un'immagine che ha fatto indignare il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che sarà ospite della prossima puntata del talk di La 7, e le categorie economiche, levate di scudi da Confartigianato, CNA e Confindustria Toscana Nord. Per il primo cittadino il servizio è andato in onda è stato ingiusto perché ha messo sullo stesso piano tutte le aziende del distretto, come se in tutte si praticasse lo sfruttamento nei confronti degli operai. Numerose le reazioni dal mondo della politica, dalla maggioranza, col segretario del PD Bosi che dice basta propaganda politica sulla pelle del distretto, all'opposizione con Lega, Fratelli d'Italia e 5 Stelle. Gli ultimi due, per voce del senatore Patrizio La Pietra e della consigliera comunale Silvia La Vita, chiedono al sindaco Biffoni di attivarsi per risolvere il problema dell'illegalità nel distretto invece di indignarsi per il servizio televisivo. Dopo la lettera formale inviata a Cairo Communication dagli industriali di Prato, cambia il titolo del servizio sia sul sito di Piazza Pulita che su Facebook e dall'immenso distretto tessile di Prato si regge sullo sfruttamento, si è passati a nell'immenso distretto tessile di Prato si verificano gravissimi episodi di sfruttamento. Confindustria Toscana Nord plaude al cambiamento che elimina la generalizzazione, ma specifica che il danno alla reputazione delle imprese corrette rimane, riservandosi la possibilità di intraprendere azioni legali a tutela dell'onorabilità del sistema economico pratese. Silenzio dai sindacati confederati CGL, CISL e UIL. Come avete sentito, il sindaco Matteo Biffoni, ospite della puntata di stasera di Piazza Pulita sulla 7, in particolare sarà nella seconda parte della trasmissione, quindi dalle 23 in poi. Dunque potete tranquillamente seguirci e seguire il nostro dibattito, che vorrei iniziasse con un primo commento da parte di Zacchei, che rappresenta il mondo del sindacato, e di Riccardo Mateni Bresci, che invece rappresenta il mondo dell'impresa, su quella che è appunto la fotografia, no, del nostro distretto che ne è venuta fuori. Non è la prima volta che Prato viene dipinta e viene in qualche modo portata all'attenzione, alla ribalta nazionale, per gli aspetti negativi, no, del nostro distretto. Uno di questi è quello appunto della illegalità, dello sfruttamento. Ecco, quanto c'è di vero in questa immagine del distretto? Zacchei, partiamo da lei. Beh, purtroppo qualcosa di vero c'è.
È sicuramente un'immagine quella data che è parziale, questo è evidente ed è chiaro ed è sotto gli occhi di tutti, però non possiamo nemmeno negare che c'è una situazione di legalità in questo distretto che va affrontata e va affrontata meglio. Chiaramente non si può fare di tutto nel buon fascio, ci sono aziende che assolutamente rispettano le norme, che lavorano bene, abbiamo eccellenze nel territorio, questo lo sappiamo e come dire, forse va comunicato un po' meglio, forse anche le aziende dovrebbero comunicarlo un po' meglio, però c'è un problema che è chiaro, che è netto e che ci impone anche un cambiamento di approccio, perché credo che non tanto il commento della Sette, ma il fatto in sé e quello che succede nei nostri territori sia una cosa di cui non si può, come dire, continuare a parlarne così e non può succedere. Quindi credo che questi eventi ci impongono una riflessione un pochino più profonda, al netto di come poi esce la vicenda sui media. Matteini, è una fotografia distorta quella che è venuta fuori di Prato, della nostra città, del nostro distretto, e poi, come diceva Zacchei, c'è anche un problema di comunicazione che dipende dalla classe imprenditoriale? Ma io credo sinceramente che, oltre il fatto chiaramente emotivo di tutto quello che è successo, che ha colpito tutti, io credo che però siano i numeri e le situazioni che devono farci capire che cosa sta succedendo e che cosa è successo. La città di Prato, pur avendo un buon 50% di un distretto parallelo, che non è assolutamente un qualcosa da nascondere, vive profondamente nell'illegalità, ha dei numeri per quanto riguarda gli infortuni che sono inferiori alla media toscana e inferiori alla media nazionale, ovviamente sto parlando di manifatturiero. Il sistema Prato è quello che fa vetrina in tutti i negozi delle firme del mondo e per questo è assolutamente controllato dalle firme stesse su tutti gli aspetti, di tracciabilità, di legalità e di etica. Allora mi viene da dire, è un distretto a due volti. Le aziende eccellenti che riescono a fare ben di più di quello che fa la media nazionale e probabilmente le aziende scarsamente sensibili, voglio usare questa parola per non usare parole offensive riguardo agli imprenditori che sono stati intervistati dalla Sette, che non riescono ancora a entrare in un'ottica positiva e culturale del rispetto della persona. Milone, è un distretto dunque dai due volti, come dice Matteini, ma quanto è stato giusto secondo lei indignarsi? Ora non è che siamo qui tanto per commentare, no, questo certo servizio, ma è lo spunto che ci viene dato per affrontare un tema che è quello dello sfruttamento del lavoro, dell'illegalità, che non è certo un tema attuale, o meglio, non è certo un tema, volevo dire, che nasce oggi, insomma. Appunto. Viene da lontano. No, condivido in toto quanto ha detto Riccardo Matteini. Ecco, mi è piaciuto, infatti, io l'ho detto anche subito dopo il servizio. È giusto indignarsi, è giusto ribellarsi, perché è facile fare del sensazionalismo, no? Di tutto il buon fascio, la grossa notizia, tutto il distretto pratese, ecco, vive nell'illegalità. E quindi Riccardo giustamente ha messo in evidenza quello parallelo. Guardo, non a caso ha usato la parola parallelo, perché l'abbiamo sempre utilizzata questa parola. Io purtroppo, ahimè, che devo dire, che quando facevo quei famosi controlli venivo additato da una certa politica come lo sceriffo, volevo spettacolarizzare gli interventi perché venivano da me, perché badiamo con un altro aspetto, chi voleva venire a Prato a partecipare a un controllo, qualsiasi TV, e da me, quando ero assessore, credo che sia venuto il mondo, anche TV statunitensi e inglesi, no, tra l'altro anche Al Jazeera, quindi per dire, però il controllo veniva fatto sotto la mia guida della Polizia Municipale, io facevo vedere una vera illegalità
e poi come il Comune di Prato combatteva quell'illegalità, non perché poi andavano nella trasmissione a dire tutta Prato è così, no, a Prato c'è questo fenomeno che è considerato, era ben chiaro dove si annidava questo fenomeno, nel famoso distretto parallelo, diciamo nome e cognome, distretto cinese, e si faceva vedere Prato come combatteva quell'illegalità. Ecco, la notizia era questa, non quella riportata da Piazza Pulita, generalizzando. Lì c'è mancato il controllo da parte, lo dico, devo dire, dell'ente comune nel gestire proprio l'eventuale immagine fatta a Prato. Non è una novità che la sua accusa rivolta a chi governa sia quella di aver sottovalutato negli anni il problema. Allora facciamo su questo rispondere e replicare Guerrini, che rappresenta stasera il Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Fondamentalmente io ritengo che un'inchiesta giornalistica racconta una realtà, però è un punto di vista sulla realtà, cioè, e quindi in quanto tale è parziale. Cioè, non ci sono soltanto quei dipendenti che sono stati intervistati, ma ci sono altri 50 dipendenti che magari non sono stati intervistati, così come non ci sono solo le aziende illegali, ma come appunto ci rappresentava Matteini, ci sono anche le aziende che lavorano nella legalità. Quindi io direi che le generalizzazioni sono sempre negative, però non si può nascondersi dietro un dito, e quindi i dati ci dimostrano migliaia di aziende su cui sono stati fatti degli interventi, in particolare dalla task force della regione con il piano lavoro sicuro, che hanno evidenziato che ci sono delle irregolarità di varia natura, gli impianti, da un punto di vista igienico. E si sa, insomma, fondamentalmente il problema è stato ravvisato su un certo tipo di aziende. Ecco, però quindi il fatto che se ne continui a parlare così dopo tanti anni, questo non si sia nascosto dietro un dito, ma magari silenziosamente, senza gli elicotteri, senza i cani, è andato a intervenire la politica cittadina prima, anche quella regionale poi, è andata a intervenire laddove c'era bisogno. Quindi io ritengo che comunque qualcosa nel tempo è stato fatto, è risolta la situazione? No, questo non si può dire, però ci stiamo lavorando. E sicuramente proprio questo, farlo in silenzio, ha portato Piazza Pulita a sparare, a creare un danno d'immagine a tutto il distretto pratese. Lucrezia, mi chiede la linea. Sì, perché voglio ricordare che in contemporanea con il reportage della 7 poi c'è la cronaca, ci sono le notizie di cronaca tutti che ci arrivano dalla questura e che fotografano varie situazioni di illegalità. Vado in ordine di tempo, l'ultima è di oggi, un'azienda manifatturiera tessile di Montemurlo in manette, la titolare dell'azienda è una 48enne cinese perché su 10 lavoratori tutti connazionali soltanto uno era assunto regolarmente. Poi notizia di ieri, a finire in manette un 48enne, sempre di nazionalità cinese, su 9 dipendenti impiegati ben 8 erano irregolari. Il 21 maggio a Poggio a Caiano, cittadino di 25 anni in manette, all'interno dell'azienda 6 operai su 12 irregolari. E ancora, finisco qua, 19 maggio 2 coniugi cinesi in manette perché su 20 operai in un'azienda tessile solo 7 hanno il contratto. E in questo caso, se non ricordo male, anche la denuncia nei confronti di due committenti italiani, e su questo vorrei far intervenire Zaccai, perché abbiamo sentito prima, no? Si continua a parlare di distretto parallelo, ma è proprio così? Mi raggancio proprio appunto anche... Ma assolutamente no, ma se continuiamo a raccontare questo, noi continuiamo a raccontare una storia che è vera ma fino a un certo punto, perché se no ci dimentichiamo... dove si è insediato questo distretto parallelo, visto che è di questo che volete parlare, si è insediato in un distretto che, ahimè, a me duole dirlo perché io sono pratese e sono figlio di filatori, quindi lo conosco anche troppo bene questo distretto, ma la sicurezza non è mai stato il forte delle nostre aziende, gli zii o i nonni senza dita e sordi li hanno un po' tutti i pratesi, e non è una battuta stupida, è la verità, perché quella della sicurezza in un distretto come questo è sempre stata vista come
una cosa in più, non voglio dire le stesse parole che ha un costo, ma diciamo che non è stato il fiore all'occhiello negli anni di questo distretto. Tanto è stato fatto, questa è la verità, tanto è stato fatto. A chi mi ha chiesto ma perché succede, io dico sempre perché siamo partiti ultimi, avevamo tanto da recuperare e ancora ci siamo. Il distretto cinese si è insediato in un distretto che già aveva queste dinamiche e se continuiamo a negarlo vuol dire che stiamo raccontando cose che non sono vere e quindi credo proprio vada cambiato un po' il senso anche del racconto di questo distretto. C'è tanto da fare, poi dobbiamo decidere da dove partire, che cosa fare, magari metterci insieme a ragionare di come farlo. Però qualcosa c'è da fare, non è la rappresentazione della sette che stravolge l'idea di una città, perché se no la stiamo raccontando la stiamo raccontando male e non è vero. Gli infortuni in questa città, quelli denunciati, quelli meno denunciati, succedono da sempre. Succedono nelle aziende cinesi per i motivi che sappiamo, succedono nelle aziende italiane. È sempre stato così. Quindi, se poi vogliamo andare a guardare i numeri, guardiamo i numeri intanto dove. Cioè vanno letti bene i numeri, perché è vero che non li abbiamo più alti di altre province e di altri distretti, è verissimo, però è anche vero che non scendono nonostante si lavori meno nei nostri distretti. Leggiamoli bene i numeri. Ecco, Matteini, meno, no, chiaro il concetto di Zaccheri. Matteini, c'è una responsabilità degli imprenditori quando appunto sentiamo dire no, che ci sono committenti che vengono denunciati e le chiedo tra l'altro voi quando vi rivolgete ad aziende che lavorano in conto terzi fate ad esempio delle verifiche per capire un attimo se queste aziende lavorano nella legalità, nel rispetto delle norme? Allora, innanzitutto un'azienda come la nostra, che fondamentalmente lavora per aziende che servono i grandi marchi, sono sottoposte a controlli di tutta la filiera piuttosto importanti. La nostra azienda ovviamente chiede a tutti i suoi fornitori, oltre che a tutte le specifiche certificazioni ecotossicologiche, chiede anche tutte quelle documentazioni riguardo alla certificazione del loro rispetto delle leggi. Non abbiamo fornitori che non siano fornitori italiani, sistematicamente ci approcciamo a aziende strutturate, anche perché i nostri clienti sono strutturati e quindi dobbiamo fornire un qualcosa di importante. Io però quando Mirko mi parla di non esistenza di solo un distretto parallelo sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che già negli anni 90 con la presidenza di Paolo Sarti in Confindustria parlavamo di un pericolo di crescita di un distretto illegale, ma anche di un pericolo di contagio. Lo abbiamo continuato a dire all'inizio degli anni 2000, lo abbiamo continuato a dire fino a poco tempo fa e il contagio in certi personaggi è arrivato. Nell'intervista della Sette il personaggio a cui viene domandato se continuerà a farsi produrre da un'azienda che sfrutta i dipendenti, la risposta è certo ed è una risposta data in pratese. L'illegalità sta in tutte le etnie, a Prato sicuramente, quella cinese forse perché non riesce fondamentalmente a capire quello che sta succedendo, insomma dopo le storie di questi ultimi tempi leggiamo sui giornali ogni giorno che qualcuno forse non ha capito che cosa sta succedendo in questa città, ma sta anche nei pretesi, sicuramente sta in tutti coloro che fondamentalmente non hanno capito che la sicurezza è un valore aggiunto e nel futuro sarà non solo un dovere, ma io credo anche un qualcosa che potrà pagare nei nuovi mercati che hanno forti sensibilità giustamente per le persone e per i prodotti. Milone. Ecco. Io una cosa forse non è chiara, Zaccheri, forse ancora vedo che una parte del sindacato continua a negare che c'è questo distretto parallelo. Lasciamo perdere questo, ormai credo che forse
sia nel loro DNA negare un'evidenza, perché parlare quando imitavo forse che non ci nei sono, controlli... In realtà ci sono, no, delle connivenze anche con... Ma ci sono anche nelle connivenze. Io negli anni 90 o nel periodo del mio assessorato, quando chiedevo e dicevo che bisognava combattere questa illegalità perché crea un danno d'immagine al distretto pratese, questa, se non viene eliminata questa illegalità, e noi lo stiamo vedendo tutti i giorni, il gruppo Carabinieri Tutela, che non fa altro, e l'ultima notizia le ha dato la Lucrezia recentemente, ma sono all'ordine del giorno, lo sforzo maggiore, è vero, ribelliamoci col servizio della sete, vediamo il sindaco pure che dirà stasera, però tutti gli sforzi devono essere fatti nel senso di eliminare questa illegalità, altrimenti Prato subirà sempre l'influsso come immagine a livello nazionale. E Riccardo Mattei l'ha detto chiaramente, poi si rischia il contagio, come tutte le cose, no? Questa commistione alla fine rischia che ci sia veramente, e allora il contagio si può espandere, non dico come il coronavirus, mai questo, però questo rischio c'è. Io faccio degli esempi, guarda, credo che non sia il gruppo Colle interessato perché ha una struttura, ma degli artigiani che conoscono e presentavano il loro prodotto ad alcuni clienti del nord, si sentivano negli anni 90, diciamo 2000, inizio 2000, si sentivano rispondere, ma cosa mi presenti? Questo tessuto te lo fa il cinese. Cioè, tu immagini per un artigiano che ha lavorato chissà quanti giorni per portare avanti un made in Italy o un made in Prato e sentirsi rispondere questo te lo fa il cinese. Immagino lo sconforto. Ecco, questo è il classico danno d'immagine che tu arrei, che è un distretto. Sentiamo anche Martina Guerrini, così chiudiamo questo secondo giro di domande e poi lanciamo il prossimo servizio. Guerrini. Sì, io più che a Milone, che ormai insomma mi sembra una causa persa, vorrei spiegare ai nostri telespettatori e ai cittadini, diciamo in prima battuta, che parallele sono due linee che non si incontrano, mentre invece qui si incontrano queste realtà. Mi spiego meglio. Un sistema, quello che noi stiamo raccontando, e questo sistema prevede una commistione tra gli uni e gli altri, non due sistemi paralleli, quindi uno va per la sua strada e l'altro. L'ha ribadito anche Matteini, se Milone non l'ha sentito glielo ripeto, no, io. Forse non è cioè, chiaro a te il concetto. Una sorta, diciamo, di integrazione, per cui anche i grandi marchi va a finire che per produrre a basso costo comprimono i diritti dei lavoratori, comprimono chiedendo appunto di produrre velocemente e a bassi costi anche quelli che sono i parametri di sicurezza e di salute sul lavoro. Quindi fondamentalmente ormai non si distinguono più gli uni e gli altri perché sono integrati, si è creato un cortocircuito per cui se noi vogliamo la filiera la dobbiamo seguire dall'inizio alla fine, se vogliamo dare un segnale chiaro di modifica di un sistema, perché questo è un sistema che va scardinato in tutta la sua interezza, non soltanto in una parte. Allora ha ragione la Setta a dire che tutta Prato è illegale. Ha ragione, perché lei ha detto che a questo punto si uniscono i due distretti, non c'è più quello parallelo e quello cosiddetto ufficiale, e quindi c'è questa commistione, e quindi pertanto diamo ragione alla Sette a dire Prato, a Prato c'è un distretto che è completamente illegale. Scusa, le sue conclusioni sono queste. Diciamo che la giornalista ha fatto un servizio che racconta una realtà che esiste, non è che se l'ha inventata lei questa storia, perché a me non piace l'attacco costante al giornalismo giusto per trovare qualcuno contro cui schierarsi. Se vogliamo trovare qualcuno contro cui fare una guerra tra virgolette, questo qualcuno sono coloro che comprimono i diritti dei lavoratori, che comprimono le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, non certo il giornalista. Ecco, questo per fare una postilla, per dire che secondo me questa realtà esiste, non la possiamo negare, possiamo intervenire e modificarla, la politica deve fare questo. Lungi da noi criticare ovviamente i colleghi di La Sette,
Lucrezia, come ho detto in apertura, siamo qua a riflettere su un fenomeno di cui si parla da tanti troppi anni e che tuttora è attuale. Lucrezia, i nostri telespettatori ci stanno seguendo e ci scrivono. Ci ha scritto Stefano Betti, imprenditore e presidente di Prato Futura: la legalità, la sicurezza, la regolarità fanno per forza affidamento sulla coscienza degli imprenditori. Le regole ci sono, ma la garanzia che vengano rispettate, dove questa coscienza non c'è, può solo venire da controlli anche e soprattutto nel rispetto di chi dai controlli non ha nulla da temere. Quindi si parla dalla parte degli imprenditori. Angelica invece ci scrive: il problema sta nel finto buonismo esistente ben noto a Prato. Si parla dei cinesi, ma non dimentichiamo che la maggior parte degli italiani che affittavano e affittano ad oggi creano un forte senso di omertà e come sempre ci rimette sempre il più debole. Bene, dunque abbiamo sentito da un lato una questione di coscienza che riguarda la classe imprenditoriale e anche di controlli ne parliamo fra poco, sulla questione invece della coscienza della classe imprenditoriale. Ovviamente voglio sentire il pensiero di Matteini Brisci: cosa si può fare, cosa viene fatto, anche se così, insomma, dalle associazioni del territorio per accrescere, no, questo spirito di legalità tra chi fa impresa? Ma allora innanzitutto le devo dire che mi trovo leggermente confuso, perché da una parte fra circa un'oretta andrò ad ascoltare Biffoni che si indigna per il servizio che è stato fatto dalla 7 e molto probabilmente non si è messo molto d'accordo con la signora Guerrini, la quale invece lo conferma in toto. E quindi ho da capire esattamente il comune che cosa vede, forse Biffoni vede qualcosa di diverso oppure lei qualcosa di diverso. Che ci sia una commistione è ovviamente ovvio, anche perché è difficile vivere insieme spalla a spalla con una comunità cinese, però devo dire la verità, cioè, noi non abbiamo un cliente cinese, noi non abbiamo un fornitore cinese. Le aziende strutturate, che poi sono le aziende che hanno molti dipendenti e che stanno portando probabilmente Prato fuori, speriamo, da questa crisi, non hanno nessun tipo di commistione. La commistione ce l'hanno coloro che non hanno un'etica, la commistione ce l'hanno coloro che molto probabilmente, lavorando nella fascia mosso bassa del mercato, hanno bisogno di risparmiare quei 10-15 centesimi che forse li fanno cavalcare altri mercati molto probabilmente sommersi. Quindi io dico sì ai controlli, senza dubbio, anche se non si possono controllare tutte queste aziende. Aldo fece un grandissimo sforzo, ma era veramente difficile controllare tutto, sia alla cultura e sia alla collaborazione. E soprattutto, mi permetto di dire, sia un rapporto importante per coloro che nelle aziende possono essere presenti. Confindustria non può essere presente in certe aziende, il sindacato, mi rivolgo a Mirko, sicuramente può esserlo, il comune per sua funzione di controllo e per sua autorità può essere presente. Beh, cominciamo a capire se tutte le azioni, sia di controllo che di cultura, sulle imprese sono state fatte. Ma mi faccio una domanda, me la sono fatta prima: ma questi signori che oggi sono andati sul giornale e ieri l'altro sono andati sul giornale, che sono cinesi, in una situazione in questo momento che perlomeno per colui che lede le regole dovrebbe essere un pericolo di controllo, ma sapevano qualcosa? Oppure molto probabilmente questi vivono in un altro mondo? Se non lo sapevano, io credo che quando c'è stato il Covid qualcuno li ha messi tutti a letto unitariamente. Bene, ci si mette a sedere con quello che gli ha messi a letto unitariamente e cominciamo a spiegargli che così non può andare. L'altra, la commistione. I tessuti che usano le confezioni cinesi, io non credo che siano più del 2-3% di quelli che vengono prodotti in questa città. È esatto, un'importazione molto triangolare e importazione parallela, signora Guerrini, che passa le nostre frontiere come un gruviera con dei buchi enormi che passano dai nostri porti e dalle nostre dogane.
Allora, non c'è commistione a un certo livello di qualità, che poi è quello che ci porterà nel futuro. Sono parole di Massimiliano Brezzo, il segretario della Filtem Toscana. C'è commistione nei sommersi e quindi questi devono essere culturalmente elevati e devono essere combattuti. Riccardo, allora facciamo... devo fare una domanda a Riccardo. Riccardo, ma quanti iscritti ci sono ancora alla Confindustria? È sempre il solito oppure c'è qualche iscritto in più? No, guarda Aldo, lo sforzo di cercare di cambiare la mentalità cinese fu fatto da me e dal presidente Longo. Presi Giulini, Xiulin, all'anagrafe, lo portammo in Confindustria con l'idea di capire se lui poteva essere un ponte. Esatto. Per portare altri imprenditori che accettavano un passo avanti su quello che era la legalità. E purtroppo Giulini era un personaggio meraviglioso e forse aveva anche una mentalità molto più avanti. Il problema è che rimase assolutamente solo, perché io ho sempre pensato che tutte quelle accuse che sono state fatte per 25 anni dicendoci che non volevamo più rischiare come imprenditori e che i cinesi erano dei grandi imprenditori ed era per questo che facevano dei grandissimi affari, purtroppo questi non volevano smettere di avvalersi di tutte quelle problematiche sui dipendenti e tutte quelle problematiche fiscali. Allora forse questi signori sicuramente si sono presi dei rischi. I rischi sono quelli di andare in galera. E quindi io mi sento abbastanza molto arrabbiato quanto sentivo dire che gli altri, che loro rischiavano e noi no. Non sto a guardare quanti debiti ha la mia azienda, perché altrimenti casco dallo sgabello che sono in questo momento. Ecco, io credo che si debba tutto riportare a una divisione fra due distretti, quello illegale e quello legale. E quello legale in questo momento è fatto di grandissime aziende che vanno nel mondo servendo, ripeto, tutte le vetrine del lusso. Chiaro il concetto di Mattini. Guerini vuole replicare, precisare il suo intervento? No, io volevo solo dire che è chiaro che un sindaco si debba indignare, perché lui rappresenta quella città, quindi se ne vede una narrazione che non è veritiera, giustamente chiede un diritto di replica e infatti stasera avrà l'opportunità di raccontare la sua parte della storia. Semplicemente questo volevo dire, che è anche giusto, no, che un sindaco difenda, una sorta di difesa d'ufficio della sua città. Detto questo, però, io ritengo anche che sia onesto vedere i problemi che ci sono, cioè altrimenti si finisce poi per dire che va tutto bene e questo non aiuta a risolvere anche laddove ci siano veramente poi delle difficoltà, delle criticità, nell'interesse di tutti. Questo lo dico con grande tranquillità, sia degli imprenditori che dei lavoratori, perché ovviamente se non c'è l'imprenditore non c'è neanche il lavoratore, quindi è chiaro che si vuole andare nella direzione degli imprenditori, come diceva Mattini, che rispettano la legge, e ce ne sono anche in questa città tantissimi, però ci sono anche delle sacche di illegalità e contro questa allora bisogna, secondo me, intervenire. Ecco, semplicemente questo è il chiarimento. Mi sembra doveroso farlo, perché comunque anche i cittadini capiscano quello che noi vogliamo fare. Noi abbiamo fatto un sacco di iniziative anche in consiglio comunale, poi magari entreremo di più in merito, però sul tema del distretto tessile che vogliamo, le caratteristiche che il distretto tessile pratese deve avere, basato appunto sulla legalità e sui diritti, sul tema dello sfruttamento lavorativo che invece non vogliamo, sul piano lavoro sicuro della regione, insomma le iniziative sono tante e quindi un'idea di fondo c'è e in questa direzione noi cerchiamo di andare come Partito Democratico. Ecco, Zaccai invece le chiedo, ma il sindacato ha fatto tutto quello che era possibile fare in questi anni per dare il proprio contributo, no, a smantellare queste sacche di illegalità, di sfruttamento? Ma io credo proprio, crederei proprio di sì. Rispondo anche a Mattini, perché questa domanda l'ha fatta, l'ha praticamente posta prima Riccardo, certo, no? Dicendo che il sindacato ha un ruolo importante e ha ragione, tant'è vero che dove il sindacato è presente
normalmente le aziende sono più sicure. Sarà un caso, saremo bravi, ma probabilmente è perché dove c'è discussione, dove c'è concertazione, dove si prova in qualche modo a concertarle le cose, probabilmente siamo già un pezzettino avanti. Il tema è complesso però, perché se no la riduciamo a PD Forza Italia o aziende buone, aziende cattive, e mi sembra si stia facendo un torto a chi ascolta. Il tema non è questo, il tema è un pochino più profondo. Anche nelle aziende corrette e nelle eccellenze del nostro territorio è indubbio che ci sia, come dire, una difficoltà a seguire la sicurezza alla perfezione, ma non perché le aziende sono sporche, brutte e cattive, ma perché il Covid, ma perché i mercati chiusi, ma perché la frenesia, ma perché apro, chiudo, perché non ti do le ferie, perché le turnazioni saltano, perché le mansioni si allargano all'interno delle aziende in un modo che, come dire, il giorno prima il lavoratore manda 7 telai, il giorno dopo ne manda 12, poi ne manda 4, poi ne manda 12. Cioè è un sistema, il nostro, che è sempre stato un po' schizofrenico negli ultimi periodi. È evidente che questo non è migliorato per una serie di motivi che sono sotto gli occhi di tutti. Allora forse bisognerebbe entrare un pochino più dentro le dinamiche senza fare spot o proclami alti. Bisognerebbe probabilmente entrare un pochino di più all'interno dell'elaborazione delle aziende, andare a capire, fare un passo un pochino più profondo, andare a capire cosa fa il lavoratore, come lo fa, se è formato bene, se il suo lavoro è cambiato negli ultimi 10 anni o è rimasto lo stesso negli ultimi 30, perché sono cambiati i lavoratori tessili e le lavorazioni tessili negli ultimi anni. Alcune sono cambiate tantissimo, alcune sono rimaste uguali a 50 anni fa. Allora quel lavoratore si trova davanti a dinamiche diverse, a un mercato che cambia, a una flessibilità sempre data dal mercato, sempre più estrema. Se noi non interveniamo lì con formazione, con attenzione, con concertazione, con presenza, il sindacato dove c'è questa parte la fa. Il problema è che in molte aziende non ci siamo, perché i lavoratori hanno difficoltà a rivolgersi a un sindacato, quando magari in un'azienda sono in 4 e il padrone, perché di questo si parla di un padrone, non di un titolare. Quindi questo è evidente, lo sanno anche i muri. Allora, però sono quelle forse le aziende che dobbiamo andare a in qualche modo convertire, passatemi il termine, dove provare a lavorare ancora di più. E questo si fa solo insieme, lo fa la destra, lo fa la sinistra, lo fa il sindacato, lo fa l'impresa, lo fanno con l'aiuto delle istituzioni. Sediamoci a un tavolo e iniziamo a ragionare davvero di cosa c'è bisogno nelle aziende. Qual è la Prato che vogliamo nei prossimi anni? Qual è il distretto che vogliamo? Quali sono i lavoratori che vogliamo nelle nostre aziende nei prossimi anni? Cosa devono saper fare? Come? Entriamoci per bene, accettiamola questa sfida. Ecco, Matteini, la faccio replicare fra poco, prima dobbiamo lanciare il prossimo servizio e tra l'altro stanno arrivando ancora messaggi ai nostri telespettatori, dunque daremo voce anche a questi. Intanto dicevamo cosa è stato fatto in questi anni in termini anche di controlli. Per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, come è noto, dopo la tragedia della Teresa Moda è stato messo in campo dalla Regione il progetto Lavoro Sicuro con gli ispettori dell'ASL. Abbiamo intervistato Renzo Berti, che è il direttore del Dipartimento Prevenzione ASL Toscana Centro, per capire anche cosa c'è nel futuro di questo progetto. Ascoltiamo. Nell'ambito dei controlli del piano lavoro sicuro, che mirano a verificare le condizioni igienico-sanitarie e ambientali dei luoghi di lavoro, ci sono stati poi dei controlli che si sono trasformati e convertiti anche in segnalazioni inoltrate alla Procura per irregolarità dei lavoratori? Sì, perché intanto i controlli che facciamo sovente vengono effettuati in partnership con altri enti e poi occorre far presente che la Procura della Repubblica di Prato ha attivato proprio un filone di approfondimento dedicato anche ai nuovi termini del codice penale che prevedono l'applicazione, diciamo, dei reati relativi al cosiddetto caporalato in termini più estensivi di quelli precedenti. E questo ha determinato alcune iniziative che hanno avuto già esiti importanti e che sono scaturite proprio da indagini, da valutazioni, da controlli effettuati dai nostri colleghi che operano nella sicurezza dei luoghi di lavoro. In percentuale quanti dei controlli effettuati dall'ASL si traducono poi in segnalazioni per sfruttamento lavorativo?
diciamo, non è nel nostro, usiamo, core business, nel senso che noi ci occupiamo di sicurezza. È evidente che quando dalle valutazioni della sicurezza emergono, diciamo, elementi, sospetti che hanno a che vedere con lo sfruttamento del lavoro, noi ci preoccupiamo di segnalarli a chi di dovere. Noi ci occupiamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, questo è il dato fondamentale. Poi abbiamo anche sviluppato una linea di approfondimento su istanza della procura, ma diciamo, non ci sono possibilità di fare un'analisi, diciamo, puntiforme e percentuale di questo dato. Si può dire che dal fenomeno diffuso della promiscuità dei luoghi di vita e di lavoro si sia passati a due fenomeni che purtroppo sono molto più diffusi adesso, se il primo è in via di miglioramento, ovvero quello della mancanza di formazione ancora percepita come un costo da determinate aziende, e quella dello sfruttamento lavorativo? Bisogna tener conto che la crisi economica e poi anche la pandemia hanno avuto effetti economici pesanti. Il tema del lavoro e anche della sicurezza è molto correlato a questo. Lo sfruttamento del lavoro ne è un esempio esso stesso. Avere manodopera recuperata laddove c'è miseria, dove c'è fame, dove c'è un bisogno, e quindi la disponibilità anche a lavorare per pochi euro e magari una quantità di ore incredibili, è un elemento che può dare, tra virgolette, un vantaggio competitivo di una competizione sbagliata, ma si traduce in un profilo di rischio assolutamente molto molto grande. E questo è il fenomeno che io credo vada combattuto. Ripartiamo dunque da Martini Brisci. Il tema della sicurezza nelle fabbriche, sono luoghi così pericolosi? Ora, certo, è un tema questo, lo ricordiamo, tornato di grande attualità anche in seguito a due incidenti mortali che hanno contraddistinto i primi mesi, no, di questo anno nella nostra città, e non solo, prima a Montale, poi l'ultimo, quello di Luana D'Orazio in una orditura a Oste. Matteini. Ma allora, io innanzitutto dobbiamo analizzare il settore tessile e le sue filiere. La filiera del settore tessile, proprio per la fantasia di quello che viene prodotto e per la diversità di quello che viene prodotto, è una filiera che ha molteplici macchinari, direi numerosissimi, e tantissimi passaggi. Nella nostra azienda ci sono quasi 400 macchinari. È ovvio che il controllo di tutti questi macchinari è un controllo impegnativo, è un controllo non solamente di volontà ma anche di competenza. Allora intanto comincerei a dire massima collaborazione con le autorità di controllo, le quali hanno tutte le notizie che noi abbiamo bisogno di avere affinché anche noi possiamo operare nella maniera migliore. Il sindacato sicuramente deve fare il suo compito. Noi abbiamo bisogno della collaborazione di coloro che lavorano a queste macchine, perché nessuno meglio di loro può dirci se ci sono delle problematiche. Poi questa è una difficoltà tecnica, c'è anche una difficoltà culturale. Dobbiamo incominciare a raccontare agli imprenditori, almeno a quelli che parlano italiano, a quelli che parlano cinese sarà un po' più difficile, che la sicurezza non è un costo, che la formazione non è un costo, che esistono assolutamente dei supporti per poterlo fare che non lo rendono così difficile. E io, Berti può dire quello che vuole, ma se il Covid fa diventare le persone meno attente alla sicurezza e alla persona, ahimè, purtroppo quelli non sono dei grandi imprenditori. La sicurezza della persona e il rispetto delle regole è a prescindere. Il bisogno non fa diventare l'uomo ladro. Ladro uno nasce. E quindi io credo che non ci sia assolutamente niente a che fare con il problema Covid. Altra cosa invece, do ragione a Zacchei, c'è una necessità di flessibilità impressionante.
anche perché prima esistevano due stagioni, la stagione calda e la stagione fredda, poi siamo passati a quattro stagioni, che sono quelle poi del calendario normale. Oggi abbiamo una stagione ogni 20 giorni completamente schizofrenica, che deve essere, dobbiamo dargli delle risposte immediate. Quindi concordo assolutamente con Zacchei, abbiamo bisogno di flessibilità, che tra l'altro è quella che stiamo chiedendo anche al tavolo del contratto nazionale di lavoro, con risposte onestamente, Mirko, che non mi sembrano incoraggianti. E poi il mondo della repressione, su questo non c'è dubbio, diceva Montezemolo, i dubbiosi si convincono, gli stupidi si licenziano, e quindi i dubbiosi si cerca di convincerli che devono cambiare, e chi non si convince deve andare in galera, cosa che in questo paese la vedo molto difficile. Ecco, Milone, prima di dar voce anche ai nostri telespettatori sul tema dei controlli, abbiamo sentito un'intervista con Renzo Berti, lei che bilancio fa di questi anni di controlli, e se secondo lei, poi sentiamo ovviamente anche Martina Guerrini, questo progetto merita ancora tutte le risorse che sono state investite in questi anni? Ma per quanto hanno speso, mi sembra veramente un progetto, che è sempre stato detto, e si è autofinanziato. Questo così, con le sanzioni. Però io voglio vedere quanto è stato incassato realmente, ecco. Perché io vedevo anche, per quanto riguarda l'evasione fiscale, nei vari controlli, cito un particolare, un esempio, dove un imprenditore cinese dichiarò in un anno, Riccardo, forse potresti invidiarlo, un milione qualcosa. Mamma mia, si rimase un po' l'Agenzia delle Entrate un po' esterrefatti. Al che mi venne il dubbio e dissi col funzionario, ma hai controllato se ha pagato gli F24, cioè l'imponibile di questo un milione non aveva versato un centesimo. Cioè anche lui rimase un po' colpito, basito. Tolto questo, sui controlli fatti dagli ispettori, io ho avuto sempre dei dubbi dall'inizio, ma perché? E l'ha detto lo stesso Berti, alla domanda di Lucrezia, quando ha detto, ma voi avete riscontrato? Dice, no, noi facciamo solo la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi se io partono entro un'azienda... Partono delle segnalazioni alla procura. E hanno fatto qualche segnalazione, ma se tu entri, è l'impianto elettrico è a norma e roba del genere, e non sai che quello... gli operai che stanno lavorando o sono clandestini, perché non hanno neanche la competenza per fare questi controlli, o sono lavoratori al nero, perché dichiarano quei pochi a cui pagano i contributi perché fanno 3 ore al giorno, in effetti ne fanno 33, ecco, cioè tutta questa attività collaterale, se non è accompagnata dai controlli dei vari enti, il famoso gruppo Interforze che io modestamente col questore dell'epoca e col comandante Pasquinelli si mise in piedi, poi fu additato addirittura come un modello da esportare a livello nazionale, comprendeva tutti gli enti, ognuno per la parte di competenza, gli ispettori del lavoro si occupavano dell'aspetto contributivo ai lavoratori al nero, polizia o carabinieri si alternavano per quanto riguarda la parte dei clandestini, c'era uno dell'Agenzia delle Entrate che si occupava dell'aspetto fiscale, quindi era un controllo a 360 gradi, allora sì che era esauriente. A me facevano ridere quando dicevo oggi abbiamo controllato 10 aziende, noi per fare un controllo col gruppo Interforce completo a 360 gradi ci voleva l'intera giornata per far emergere tutte le violazioni di legge, ma non che si entrava. Quello degli ispettori Guerrini. Sì, in realtà i gruppi Interforze del Piano Lavoro Sicuro prevedono la presenza di soggetti con competenze diverse, quindi c'è la municipale, c'è l'ADL, ci sono quelli dell'ALIA, quindi questi soggetti di cui parla Milone fanno, do un'informazione, già parte del gruppo di lavoro che va a visitare le aziende, oltre 8.000 aziende che sono state visitate in questi anni del Piano Lavoro Sicuro. E l'elemento aggiuntivo rispetto a queste sanzioni che sono state fatte proprio quando ravvisavano delle irregolarità, oltre, come dicevo, l'altro elemento è quello del
la formazione, cioè il piano lavoro sicuro si è arricchito rispetto alla parte iniziale, che era soltanto di controllo e ispezione e multe, anche della parte della formazione, cioè è andata a dare notizie che nella stragrande maggioranza dei casi non c'erano e che in questo momento sembrano avere in parte convinto i lavoratori a prendere maggiori informazioni sul lavoro che fanno. Sto parlando prevalentemente delle aziende cinesi perché questo era un po' l'obiettivo del piano nella sua fase iniziale, ma l'obiettivo che invece si è ampliato prevede adesso interventi anche sulle aziende italiane. Quindi direi che queste cose che Milone chiede sono già in essere, così per informazione. E infatti tutti i giorni emergono sempre le solite violazioni, quindi ha fatto un buon lavoro. È che le aziende sono tante e spesso accade che se ne chiude alcune e se ne riapre delle altre, questo lo sappiamo, no? È un po' una consuetudine sul nostro territorio, quindi occorre continuamente visitare queste aziende e questo è stato possibile perché con il piano della regione sono stati assunti 70 ispettori. La domanda è magari ci si potrebbe porre, in realtà no, noi abbiamo chiesto un ulteriore rimpinguamento delle nostre fila, perché le aziende sono tante, chiudono, riaprono, quindi secondo me si può andare ancora in questa direzione sempre affinando gli strumenti, quindi per esempio anche aggiungendo l'elemento che la Sandri metteva in chiusura del suo servizio dei diritti dei lavoratori, che questi per il momento non facevano parte del novero dei punti valutati. Si puntava fondamentalmente a garantire la salute e la sicurezza, ma il tema dei diritti del lavoratore era stato lasciato un po' indietro, questo va riconosciuto, mentre invece ci si è sempre più resi conto che era necessario lavorare anche su quel piano lì, quindi sul piano dello sfruttamento lavorativo e sul piano della lotta al caporalato, perché è anche questa una dimensione da approfondire su cui bisogna ancora lavorare. Lucrezia. Ci stanno scrivendo veramente in tanti, Giancarlo, Paolo dice il distretto cinese dei pronto moda viene tollerato perché pagano affitti salatissimi ai pratesi che hanno smesso di fare impresa per vivere di rendita. Fabio, è noto a tutti lo sfruttamento dei lavoratori nella nostra provincia, anche Monsignor Gastone Simoni sul settimanale Toscana Oggi ebbe modo di denunciarlo, tutti hanno una quota di responsabilità. Giuseppe pone una domanda per Matteini Bresci, ma Confindustria Prato che posizione ha nei confronti degli imprenditori cinesi? L'associazione dovrebbe far di tutto per contrastare l'illegalità. Facciamo rispondere brevemente Matteini, poi vorrei sentire Zacchei, poi dobbiamo andare in pubblicità prima di lanciare l'ultimo servizio. Matteini. Non ho capito l'ultima domanda, se me la può ripetere? Sì, Giuseppe le scrive, ma Confindustria Prato che posizione ha nei confronti degli imprenditori cinesi? L'associazione dovrebbe far di tutto per contrastare l'illegalità. Allora, io credo che l'associazione sia stata la prima che 30 anni fa abbia acceso questo problema, quando veramente il problema era piccolo e ora è diventato enorme. Quando qualcuno ha scritto che alcuni imprenditori si sono dedicati alla rendita ed hanno lasciato l'impresa, su questo non ci sono dubbi che è una realtà. Però c'è anche un altro fatto, è stata la possibilità di ledere tutte le regole, da quelle fiscali, da quelle di sicurezza, da quelle di importazione, che hanno permesso a questi signori di pagare degli affitti incredibili per cui le aziende italiane non possono più stare nel macrolotto e si sono rifugiate a Montemurlo. Quindi io credo. L'altra cosa, mi permetto di dire, Confindustria si è recata negli uffici preposti e ha chiesto di capire perché un'azienda concorrente della nostra ha il 10% del costo della manodopera mentre la nostra azienda ha il 45%. Allora, io non credo ci voglia tanto, basta prendere i bilanci, poi farsi delle domande e poi andare a fare i controlli. Allora, se nemmeno la visione di un bilancio
ci fa venire un sospetto, con la differenza dal 10 al 45% del costo della manodopera, tra l'altro il 10% di un fatturato che a mio modo di vedere non è nemmeno tutto, quindi magari dal 10 se fatturassero tutto al debba al 3, c'è una differenza fra il 3 e il 45, cioè se questo non scatena una visione a tutto tondo di quello che succede in queste imprese, a mio modo di vedere c'è un problema. C'è un problema di volontà, c'è un problema politico? Non lo so, io questo purtroppo faccio il tintore di lavoro, non faccio il politico, però secondo me il problema è un po' centrale. Mi domando se in certi momenti la manifattura non è stata venduta a favore di grandi potentati internazionali che avevano da fare in Cina i loro grandi affari, le grandi imprese, le grandi banche. Ecco, questa è una domanda ovviamente più grande di me la risposta. Zaccai, il Covid ha davvero acuito questi problemi, mi riferisco ovviamente al tema della sicurezza nelle fabbriche, allo stesso sfruttamento dei lavoratori, come diceva, no? Paventava questo rischio. Berti, nell'intervista certo. Abbiamo sentito. C'è, ma assolutamente sì, perché è indubbio che sia più facile lavorare in condizioni standard, no? Ha ragione Mattini quando dice che non c'è più lo standard nei nostri distretti perché le stagioni sono un po' saltate da anni. Però è anche vero che le aziende poi tendono anche a darsi una certa regolarità, no? un certo passo. È chiaro che poi il Covid in qualche modo va a scombussolare tutto quella che è una programmazione, quindi ha aperto un mercato, ne ha chiuso un altro, molte aziende, anche le famose griffe di cui si parlava prima, sono rimaste ferme quando la Cina era chiusa e sono ripartite di corsa quando poi ha riaperto, per poi richiudere, per poi riaprire in America e via dicendo. Questo non può che generare... io ricordo l'anno scorso di questi tempi quando si parlava delle ferie d'agosto, no? C'era qualche industriale che diceva guai ai sindacati e ai lavoratori se ci chiedono le ferie d'agosto, poi le ferie l'hanno chieste perché il lavoro si era fermato, quindi è un po' come dire, ed è così ancora, perché i mercati, lo sapete tutti benissimo, non sono riaperti o ancora non stanno andando tutti come devono andare. In più adesso le aziende alcune sono ferme. La cassa integrazione ce l'abbiamo fino a quando ce l'abbiamo, c'è un blocco dei licenziamenti a breve, tutta questa roba non è che aiuta a lavorare bene nelle aziende e nei lavoratori, perché noi le domande che riceviamo tutti i giorni sono: ma la cassa integrazione fino a quando va avanti? Ma qua, dove arriviamo? Ma poi cosa facciamo? Io credo che un lavoratore, ma anche un sistema, no, di lavoro all'interno delle aziende, di questi temi ne soffra sicuramente, l'incertezza non aiuta mai. Ci dobbiamo fermare un attimo, andiamo in pubblicità, restate con noi e poi l'ultima parte di Parliamoci Chiaro, a fra poco. Tra gli strumenti messi in campo per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori è anche uno sportello attivato dal Comune. Siamo andati a vedere come funziona e qual è l'attività. La lotta allo sfruttamento lavorativo diventa interistituzionale, una materia che viene trattata caso per caso da Comune e Procura insieme con il supporto di INPS e consulenti del lavoro. È quello che sta accadendo a Prato con lo sportello antisfruttamento frutto dell'accordo di oltre 2 anni fa tra Comune appunto e Procura della Repubblica. Lo sportello è attivo presso gli uffici dei servizi sociali in via Roma 101 2 giorni a settimana, il lunedì e il venerdì, su appuntamento. I lavoratori che si presentano al nostro sportello possono rappresentare la propria situazione di sfruttamento attraverso un colloquio con un operatore specializzato del sistema antitratta e possono appunto emergere le situazioni di eventuale sfruttamento. In questo caso sarà concordato un successivo appuntamento alla presenza di un consulente legale che si occuperà di stendere la segnalazione del lavoratore e successivamente depositarla
presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Prato, per un vaglio rispetto alle ipotesi rappresentate. Nel caso in cui invece il lavoratore rappresenti delle situazioni di irregolarità che possono essere verificate attraverso un percorso vertenziale, sarà dirottato e accompagnato presso i competenti sindacati. Nei suoi 2 anni di attività in collaborazione con la Procura, lo sportello ha accolto dalle 20 alle 30 persone l'anno. Negli ultimi mesi poi la rete si è attivata per la protezione sociale di 20 operai sfruttati nella confezione Giulio di via Pieraccioli a Galciana, dove un'indagine della squadra mobile ha fatto emergere lo scorso febbraio una situazione in cui una 30 di dipendenti di diverse nazionalità era costretta a lavorare 7 giorni su 7 per 13 ore al giorno, con una paga bassissima, e a vivere in un immobile adiacente alla fabbrica in pessime condizioni igienico-sanitarie. Un caso molto complesso e per il numero dei lavoratori sfruttati e per lo stato di bisogno in cui versavano, persone completamente prive di riferimenti affettivi, economici e linguistici, una vera e propria umanità dolente, come l'ha definita il procuratore Giuseppe Nicolosi. Per 3 delle vittime la questura ha rilasciato dei permessi di soggiorno per motivi sociali e una 4ª pratica è in corso di definizione. 7 sono alloggiate in strutture ex PRAR e seguono corsi di italiano. La sinergia con INPS e Ispettorato del Lavoro ha permesso la verifica della posizione contributiva di ogni singolo lavoratore, con iniziative di regolarizzazione o di accesso a eventuali sussidi per l'integrazione salariale. Per tutti ci sarà la possibilità di avviare percorsi professionalizzanti. La difficoltà che abbiamo incontrato è quella di agevolare l'adesione di questi lavoratori, perché loro sono fortemente condizionati dalla necessità di inviare anche quelle poche centinaia di euro che guadagnano rispetto a un lavoro appunto sfruttato, e di inviarli a casa per sostenere i propri familiari che appunto premono su di loro per farsi inviare queste rimesse. E tale situazione condiziona molto la libera scelta di questi lavoratori, che infatti molto spesso accettano di lavorare a queste condizioni perché non hanno altre alternative. Guerrini, ripartiamo da lei in questo caso. Abbiamo sentito, no, in quest'ultima dichiarazione, uno dei problemi è proprio quello, no? Probabilmente ci vorrebbe qualche strumento in più, qualche garanzia in più per questi lavoratori che magari hanno anche il coraggio di denunciare una certa situazione, ma se poi non vengono supportati fino in fondo, probabilmente il problema non rimane sommerso. E poi un'altra riflessione da fare è quella sui tempi, che non sono così brevi, no? Esatto. Allora, intanto vorrei chiarire che denunciare ha un costo. Ha un costo che non è soltanto la perdita del lavoro, ma spesso anche la perdita dell'alloggio e del titolo di soggiorno, che è ovviamente legato a un'attività lavorativa. E quindi molto spesso la denuncia non c'è e si è pronti a lavorare in qualsiasi condizione. E questa è una parte del problema. In che modo il Comune si può attivare? Con degli sportelli, ed è quello che il Comune di Prato ha fatto, degli sportelli di ascolto e di indirizzo. È chiaro che in questo gli strumenti che il piano ha avuto a disposizione nel tempo si sono dovuti affinare, e quindi è un lavoro che si è progressivamente sviluppato. In questo va sicuramente riconosciuto il valore del procuratore Nicolosi, perché è grazie a lui che è stata data anche un'interpretazione estensiva del concetto di caporalato, e noi siamo stati proprio il primo caso a livello italiano. Abbiamo inaugurato in questo senso una nuova consuetudine, una nuova prassi. E questo mi porta a riflettere proprio sul fatto che Prato deve essere un laboratorio anche da questo punto di vista, cioè la nostra debolezza deve diventare un punto su cui lavorare di più e lavorare meglio, chiedere quello che ci può essere dato dal livello più alto, che è quello nazionale, per esempio l'organico del Tribunale. Lei prima diceva appunto com'è la situazione, i tempi della giustizia come sono. Sono lenti, ma non perché il nostro Tribunale non lavora, anzi il lavoro
del Tribunale è irreprensibile da questo punto di vista. Il problema è che gli organici sono molto risicati e quindi anche qui la richiesta che noi diciamo indirizziamo, la indirizziamo a livello più alto, a livello nazionale. E quando è venuto il ministro Orlando a seguito appunto del caso di Luciana Dorazio, effettivamente queste richieste sul livello nazionale sono state tutte elencate, tutte enumerate proprio nella direzione di un obiettivo comune, senza distinzioni in questo caso tra destra e sinistra o tra datori di lavoro e lavoratori, ma nell'interesse comune che è l'interesse di combattere lo sfruttamento lavorativo. Bene. Milone. No, effettivamente la consiglieri ancora non ho capito se veramente bisogna denunciare o non denunciare, perché prima dice non denunciano perché perdono il posto di lavoro e il permesso di soggiorno, il posto di lavoro sicuramente, ma adesso c'è una tutela per chi va a denunciare, tra l'altro cosa di qualche giorno fa la questura, abbiamo visto, ha rilasciato dei permessi di soggiorno per chi ha denunciato praticamente lo sfruttamento e quant'altro. Forse la consigliera Guerrini è un po' confusa sulla materia. No, di conseguenza, ho capito. Ma se non c'è riconoscimento del permesso di soggiorno per questi motivi, chi denuncia? Le persone non denunciano. Senti, questo è il punto. Si legga bene la legge, può darsi che, ripeto, ha qualche voto di memoria. Poi io non ho capito, questo sportello, quante denunce ha raccolto? Questo sportello, se si può sapere, quello aperto per quanto riguarda lo sfruttamento. In due anni il servizio Milone ha detto 30, per questo io dicevo che sono poche, perché denunciare è un costo per chi denuncia. Forse lei non ha seguito bene il servizio della Sandri. Ho capito, ma allora ripeto, devono denunciare, cioè ci vogliamo diventare un esempio a livello italiano, cioè vogliamo che un'altra trasmissione tipo Piazza Pulito non additi Prato come la città dello sfruttamento? No, è questo che bisogna fare. Un'altra cosa, consigliere Guerrini, forse quando io affrontavo questo tema, evidentemente lei era impegnata altrove, non in politica, quindi facevo qualche altra cosa, i suoi compagni di partito mi additavano come razzista perché io andavo a combattere lo sfruttamento di clandestini dei lavoratori al nero e tra l'altro anche dell'evasione fiscale. Voi avete un nucleo presso la Polizia Municipale che è stato costituito dal sottoscritto per quanto riguarda l'evasione fiscale e mi auguro che stia continuando a lavorare su questa linea, perché come diceva anche Riccardo, ecco, lì bisogna capire pure, non è un problema soltanto della sicurezza sui luoghi di lavoro, bisogna capire anche quell'altro aspetto che riguarda l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco, il trasferimento attraverso i transfer money di tanti milioni di euro, quindi tanta ricchezza che lascia il territorio pratese per essere mandato in Cina. Quindi gli aspetti sono tanti, ecco, è su questo che bisogna mettere gli occhi in maniera approfondita e qui anche l'ente locale, anche il comune si deve fare promotore. C'è un corpo come la Polizia Municipale, almeno quando era assessore qualcosa di specifico gli si faceva fare, mi auguro, ripeto, che lo faccia altrettanto, ma da notizie che leggo sulla stampa, poi se fanno qualcosa e l'accantonano, fanno notizie riservate, questo non lo so. Non mi pare che si sbilanci. Noi mettemmo fuori la questione dei famosi mutui facili. Ecco, questa è una situazione dove diversi istituti bancari davano dei mutui che a un giovane pratese con 5-6 mila euro di dichiarazione di reddito all'anno, forse se li sogna, evidentemente può immaginare soltanto. Invece anche questo è un sistema frutto di un certo modo di lavorare, lo ribadisco ancora una volta, e Riccardo forse mi può dare ragione, no, loro non si metteranno mai in regola per un motivo molto semplice. Riccardo, tu sei un imprenditore e lo capirai molto bene, nel momento in cui vorranno rispettare le regole del nostro paese, sono fuori mercato, vuol dire che i loro connazionali in Cina, Bangladesh e altri paesi dell'Asia li mettono fuori mercato, quindi loro
dovranno, ripeto, non è che li giustifico, capisco la loro mentalità imprenditoriale, sempre lavorare con lo sfruttamento dei clandestini, così, del lavoro nero e ovviamente dell'evasione fiscale. Cioè l'aspetto contributivo è già uno di questi esempi. Matteini, è così? Ma io onestamente devo dire la verità, è una domanda che mi sono fatto tantissime volte, l'ho fatta a qualche incontro con qualche imprenditore cinese nella speranza di cominciare a dialogare, a raccontargli, a proporre quello che dovrebbe essere il futuro dei migliori di loro, dei rispettosi, cioè la crescita della qualità del prodotto. Onestamente devo dire la verità, riuscire a portare dei profitti con delle sottanine da 3,50 euro in questo paese, io credo che possa essere solamente l'illegalità che li porta. Però devo dire che ci sarebbe anche una speranza e potrebbe essere qualcosa di veramente interessante per questa città, quello di chiudere questa benedetta filiera, anche perché il mondo non vuole più tessuti e filati, il mondo vuole capi confezionati, proposti, disegnati e consegnati nelle varie parti del mondo già pronti. Questo credo che debba essere lo sforzo, cercare di prendere i migliori fra loro, aiutarli a crescere da un punto di vista qualitativo, qualcuno, pochi, stanno crescendo, e cominciare piano piano a fargli diventare eccellenza. Questo credo che potrebbe essere davvero il percorso, che tra l'altro piano piano, facendoli diventare eccellenza, coloro che gli stanno vicino e che invece sono illegalità diventerebbero un problema anche per loro. È un dialogo politico, va fatto ad alti livelli, credo che questo possa essere fatto. Ripeto quello che ho detto prima, a me quando dicevano che loro sanno rischiare, quindi sono bravi e noi no, mi faceva abbastanza arrabbiare la cosa. Ecco, Zaccai, voi come sindacato raccogliete segnalazioni da parte di lavoratori che si rivolgono a voi per appunto denunciare situazioni di sfruttamento, di impiego irregolare? Pochissime per i motivi di cui sopra, pochissime perché c'è paura a denunciare, pochissime perché poi evidentemente l'azione del sindacato può essere in qualche modo dirompente nella realtà lavorativa, e quindi chiaramente c'è paura nel perdere il lavoro, quindi esperienze come questo sportello possono, penso, solo aiutare. Però ecco, capitano cose assurde come quelle che sentiamo. Credo però che questa sia la parte finale, no, di un percorso, cioè questa è la pezza quando il danno è già stato fatto, cioè è l'aiuto che diamo alle persone e facciamo bene a darglielo, certo. Però il sistema è già sporco, è già stato rovinato, è già stato, come dire, ha già avuto tutti quegli effetti che poi ci danneggiano tutti, danneggiano le persone che ci lavorano e le aziende serie che fanno concorrenza a queste. Ha ragione Mattini su quello che dice, è assolutamente quello che diciamo anche come sindacato. Ci aggiungerei anche un pezzo che si era detto prima, cioè che quello rispetto alla filiera, anche rispetto a quella parte relativa alle grandi marche, perché poi le aziende coraggiose che attuano un controllo vero, preciso, profondo sulle subforniture, sui subappalti, ce ne sono, ma come dire, non è che si arriva a numeri estremi, no? Come dire, perché è chiaro che poi chi lavora per te in qualche modo poi dipendi anche da chi lavora per te, no? E quindi andare a interrompere un tuo lavorante ti porta dei problemi di ritardi di produzione e via dicendo. Ma si può fare, si fa, cioè bisogna forse risalire la filiera e andare a discutere con le grandi grif, certo che va fatto, alcune lo fanno. Io ricordo sempre l'esempio di Fendi, che controlla tutta la filiera e stanga le aziende che lavorano per Fendi se trovano una persona inquadrata part time di troppo, non se trovano l'illegalità, se trovano un part time di troppo, perché quello è un segnale vero del fatto che lì si tenta di risparmiare le famose 2 lire
a danno della persona. Quindi va fatto questo percorso, va bene quello che dice Mattini, mettiamoci anche, come dire, il controllo vero della filiera fino in fondo, perché una persona che lavora a 3 euro e l'ora e un pezzo, un capo venduto a 7-800, è evidente che nasconde in questi passaggi una serie di disconnessioni e di cose gravissime che dobbiamo però affrontare. Lucrezia, prima dei saluti. Giancarlo, ci sono molti imprenditori all'ascolto questa sera e ci ha scritto uno di loro, Marco Ranaldo. Ranaldo, come dire, chiude il cerchio questa sera, perché noi siamo partiti parlando del servizio che la 7 ha dedicato a Prato e Ranaldo parla di comunicazione, dicendo: quella Prato del servizio della 7 esiste davvero e lo sappiamo più o meno tutti. Il fatto è che esiste anche un'altra Prato, ma che non riusciamo a rendere visibile. La Prato delle aziende con la A maiuscola alla fine non sono percepite da nessuno a livello comunicativo. Io riassumo perché è un messaggio molto lungo, ma certo. Ranaldo cita in particolare politica e associazioni di categoria che evidentemente non hanno fatto il proprio lavoro. Concludendo, la città deve farsi un esame di coscienza. E allora, molto velocemente, perché il tempo a nostra disposizione è ormai terminato, ripartendo da Mattini ma anche con gli altri ospiti, vi chiedo: perché Prato fatica a costruirsi un'immagine positiva? Manca un'operazione di marketing? Cos'è che manca a questa città? So che è una domanda che meriterebbe probabilmente più tempo, però vi chiedo uno sforzo di sintesi, ripartendo da Mattini Bresci. Guardi, lo sforzo di sintesi è facilissimo. Siamo un insieme di aziende piccole che purtroppo possono dotarsi di imprenditori e di soggetti piccoli che non hanno una visione importante come hanno le grandi imprese. E quindi è chiaro che soffriamo nel capire che oggi non si compra solo per prodotto, ma si compra per marketing, per onorabilità delle aziende, per pubblicità, per comunicazione. Questo è il nostro problema. Guerrini. Sì, la comunicazione è centrale e sono d'accordo sul fatto che bisogna rafforzarla, ma serve anche un lavoro di squadra del mondo imprenditoriale. Spesso il mondo imprenditoriale è stato frammentato, non ce lo possiamo nascondere, e quindi si è anche avuto difficoltà a trovare un interlocutore unico. Magari avevano visioni diverse e alla fine non c'era nessuna visione unica da rappresentare. Magari questo è il momento, il Covid, la pandemia intesa come momento di unione che ci riporta, diciamo, alle origini, è il momento giusto forse per trovare quello che è il brand, cioè quello che è veramente il punto di riferimento della nostra città, cioè un distretto operoso con questa vocazione tessile, ma non solo, e che magari veramente saprà fare squadra e mettere in evidenza le proprie caratteristiche positive, non solo quelle negative, perché le positive ci sono. Milone, un problema che riguarda soltanto la classe imprenditoriale? No, ma indubbiamente ha ragione Riccardo per quanto riguarda, cioè, come dire, tanti piccoli imprenditori che fanno fatica a lanciare un messaggio. Però io ritorno a parlare del danno d'immagine. Riccardo mi può dare una conferma, ma prima dell'avvento dei cinesi, io ricordo, Prato era famosa proprio per il suo distretto tessile, per quello che era la Prato di allora. Come mai negli ultimi 30, diciamo forse anche 40 anni, ma diciamo 30 anni, questa immagine si è offuscata? Sì, è vero forse che manca una vera operazione di marketing, perché cioè, c'è questo individualismo all'interno del distretto. Poi bisogna i mercati dirlo. Cambiano, la globalizzazione. Poi c'è stata la globalizzazione e tutto. Però questo aspetto del distretto parallelo purtroppo ha inferto un colpo che ha creato un mero danno al distretto pratese, e lo vediamo, cioè le notizie che noi leggiamo sui giornali locali e sui siti, e li leggono anche a Milano, a Catania, in altre parti d'Italia. È chiaro che poi che cosa viene lanciato? Un messaggio in cui dice: caspita, ma a Prato succede tutto ciò? E cioè non è che un giorno, sono tutti i giorni, e in ogni controllo emerge questo tipo di illegalità che prende il sopravvento purtroppo su quelle eccellenze che abbiamo nel distretto pretese. Zacchei. Ma
se la domanda è cosa si può fare di più, io rispondo, me la faccio da solo e rispondo da me, perché sugli imprenditori ho difficoltà, perché hanno difficoltà a mettersi insieme, no? L'imprenditore pratese, alla Pratese si dice che è bravo solo lui, ma è una battuta, mi scuserete, ma poi conto quanti consorzi, quante aziende si sono messe davvero insieme negli ultimi anni, no? Ogni pochino lo sento dire, mettiamo insieme anche la scorsa settimana, poi alla fine si mettono insieme due, tre, e solo perché vanno male e di due aziende si prova a farne una che va bene, non per crescere. Quindi su questo io ho molti dubbi, lo dico da pratese. Quello che si può fare molto di più se invece ci si mette insieme, se si sensibilizzano quelle aziende, se si prova soprattutto quegli imprenditori a fargli capire che è la loro la mano che dà un'idea a come si sta in quell'azienda. Se non si lasciano i lavoratori da soli, e questo si fa con la formazione e standogli vicini, e soprattutto se si riesce anche a controllarne qualcuna in più, perché alcuni imprenditori sinceramente non lo capiscono, il linguaggio della cultura, ahimè vanno controllati un po' di più, e forse un po' di cernita, un po' di divisione tra aziende buone e meno buone, questo distretto prima o poi lo dovrà fare. Io ringrazio Riccardo Mantini Bresci, Martina Guerrini, Aldo Milone, Mirko Zaccai. Lucrezia Sandri in redazione, ovviamente voi che ci avete seguito da casa anche questa settimana, l'appuntamento è fra 7 giorni alla stessa ora, 21:20, in diretta su TV Prato. Parliamoci chiaro. Buonanotte.